Ciao! Bentornato al programma TV di oggi con notizie come: il cantante Memo Remigi rompe il silenzio dopo lo scottante scandalo a "Oggi è un altro giorno", arriva la confessione amara. Nato ad Erba nel 1938, Emidio Remigi, in arte Memo, rappresenta uno dei cantautori e compositori più longevi del panorama musicale italiano. Una carriera costellata di successi, innumerevoli 45 giri e altrettante ospitate nei principali varietà targati Rai, ma bruscamente devastata da un riprovevole siparietto durante una diretta di "Oggi è un altro giorno". Reo di aver palpeggiato il fondoschiena dell'affetto stabile Jessica Morlacchi, ed in seguito allo scandaloso servizio in merito di "Striscia la notizia", Memo Remigi è stato allontanato dal piano bar del programma, e rimosso di conseguenza anche dal format "Propaganda Live". La pesante gogna mediatica ha schiacciato il cantante 84enne, precipitandolo inoltre nell'oblio del dimenticatoio dopo 50 anni di onorata professione. Memo Remigi, già reduce dalla sofferta perdita della moglie Lucia Russo, deceduta nel 2021, ha confessato al settimanale "Chi" gli effetti devastanti del suo recente isolamento dallo show business. "Memo Remigi a cuore aperto. Mi hanno abbandonato tutti. Sposato con Lucia Russo dal 1966, Memo Remigi nel 2021 ha affrontato la perdita dell'amata consorte, che si è improvvisamente spenta dopo un lungo periodo di malattia. Il cantante all'epoca aveva dichiarato sui social: "Ringrazio tutti per l'affettuosa partecipazione al mio dolore". Ieri ha raggiunto un magnifico posto per una lunga e meritata vacanza e, se non dovesse tornare presto, vuol dire che prima o poi la raggiungerò anch'io, in quanto, per adesso, ho ancora molte cose da fare. In seguito, però, Memo Remigi è finito al centro della tristemente nota ed infuocata polemica inerente il palpeggiamento indebito perpetrato a Jessica Morlacchi, e la controversa ingerenza ha segnato ufficiosamente la fine della sua carriera artistica e televisiva. Il settimanale "Chi" ha raccolto le sue considerazioni postume dopo il feroce accanimento mediatico. "Per Memo Remigi, questo è il momento più buio. Mi hanno abbandonato tutti", ha ammesso amaramente. "Memo Remigi mi ha rovinato la carriera". Il settimanale di Alfonso Signorini ha dedicato una porzione della copertina prossimamente in uscita al cantante lombardo, raccogliendo il mesto resoconto delle sue ultime vicende pubbliche. "Ho commesso un errore gravissimo", ha ammesso il cantante, per poi aggiungere: "Ma mi hanno abbandonato tutti. Ha rovinato la mia carriera, e mi ha tolto lo stimolo che mi ha fatto rivivere, dopo la perdita di mia moglie". Uno smacco assai cocente, considerando la lunga e prolifica militanza di Memo Remigi nel mondo dello spettacolo. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire. Mettete mi piace e commentate. In particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video. We'll get on and go. I've never seen an older man, nor seen another man so happy. I'm looking for somebody who has other plans too. I'm looking for somebody, or if there is just one more.